Salve ragazzi, amici e appassionati di stilografi. Allora, recentemente mi è stato chiesto, ma come si fa a evitare che l'inchiostro non evapori dalla cartuccia? Perché dice, è successo che dopo diverso tempo sono andato a prendere la stilografica e mi sono accorto che la cartuccia era completamente esaurita. Che si può fare? Ecco, la risposta è non si può fare assolutamente niente, perché l'inchiostro comunque per una legge fisica evapora. La cosa che si può diciamo fare è ritardare questa evaporazione. Allora, una prima cosa la fanno le case stilografiche. Allora, qui abbiamo quattro stilografiche tutte economiche, queste quattro tutte cinesi e quest'altra invece giapponesi o comunque occidentali. Allora, nella più economica di tutte, intorno ai 2 euro, lo riusciamo a vedere perché questa è una carica a stantuffo, quindi non usa cartucce. Già questo lo preserva un pochino dall'evaporazione perché è la cartuccia quella più a rischio. Ha una chiusura a vite, quindi non a pressione, e quindi anche questo la chiude ermeticamente. Dobbiamo essere sinceri, non dovrebbe avere un controcappuccio, cioè un ulteriore cappuccio interno, non mi sembra. Però ha in realtà, vediamo la chiusura, sì, solo quella che ha l'aspetto di una. Però veramente 2 dollari e meno di 2 dollari è una chiusura ermetica, veramente ermetica. L'ho provata, diventa difficile veramente l'evaporazione, non impossibile. Anche quest'altra è una Ginao 82, dovreste vedere il controcappuccio interno di plastica trasparente, lo si riesce a notare, anche questa stranamente, ma anche la sua a vite, e sono tutte economiche, ma tutte a vite. Quindi il loro dovere per il prezzo pagato, questa addirittura carica a stantuffo, no, sì, a stantuffo, anche questa dotata di controcappuccio interno, si vede un po', ma anche quelle che costano di più col pennino in oro, il controcappuccio, eccola qua, si riesce a vedere lo scalino, vedete che c'è effettivamente un cappuccio interno, sono riuscito, eccolo qua, così si vede meglio. Quello scalino è un controcappuccio trasparente probabilmente che aiuta. Ah, questa è da diverso tempo che non la uso, ma dovrebbe imparare, vedete, scrive immediatamente, non ha problemi. Utilizza un converter, eccolo qua. Comunque evapora, anche se è una penna da 240 euro questa, però il suo problema, vedete, non ce l'ha. Allora, penna cinese, eccola qua. Penna cinese, andiamo a vedere. Scrive immediatamente. Anche questa dopo diverso tempo ha un mega, questa ha un mega converter, no? La Ginao, eccola qua, 19, 19, 90. Con un super pennino numero 8, no?
stanno per arrivare tutta una serie di recensioni raggruppate insieme. Allora, io credo che non c'è penna fra queste. Ecco una Scheffer. Scrivono tutte, appena aperte. Andiamo a vedere questa come sta messo. Anche questa, vedete, il converte. Quindi la prima cosa, prima regola, se volete fare un passo in avanti nel mondo della stilografica, acquisite un converter per la vostra stilografica. Poi, adesso vi daremo alcune informazioni. Avete la stilografica, la volete far partire in aereo, la mettete dentro la borsa, oppure avete problemi. La vostra stilografica la tenete per diversi giorni. Questa, vedete, è a pressione, quindi scrive immediatamente anche questa. Andiamo a vedere che cosa è stata montata, una cartuccia. Allora, tenete presente, o le usate, o ci scrivete o non ci scrivete, per la cartuccia è come posso dire, non gli importa assolutamente niente. Perché comunque l'inchiostro, certo, se scrivete consumerà di più, ma anche se non scrivete, comunque l'inchiostro della cartuccia evapora, eh? Anche quello del converter, anche se ridato. Ah, una regola che per esempio dice: no, non so per quanto tempo, una settimana, non mi va di togliere la cartuccia. Usate il Domopack. Col Domopack, questo qua, vedi, la incelofanate la vostra cartuccia. O tutta la stilografica o anche solo la cartuccia. Prendete la cartuccia, non la potete chiudere, richiudere, la staccate e ci mettete intorno 2-3 strati di cielo. Allora, la cartuccia per 3 giorni, 3-4 giorni tranquillamente resiste senza nessun problema. Ma anche la penna stilografica avvolta tutta nella cartuccia, automaticamente. Questa è una soluzione, dice, perché hanno un short Omapak, non c'ho tempo per fare queste cose. Allora, potete ritardare usando dei contenitori ermetici, sia quelli alimentari o anche questi qui. Prendete la vostra stilografica, la infilate dentro a questi, la chiudete e anche questa, così prima di farlo buttate fuori un po' d'aria. Poi chiudete. Questa ermetica per un po', cioè, ritardate, perché ripeto, non è possibile anche tenerle in un barattolo, no? Con il pennino, ma sempre chiuso, occhio di chiudere bene così, perché si spera che l'aria messa così, vedete che succede? Così l'inchiostro va giù, così l'inchiostro, l'aria prende il posto dell'inchiostro, no? Si inverte, quindi evaporerà prima l'aria e poi però tocca l'inchiostro. Anche questo è un metodo per ritardare, quindi 3-4 giorni tiene duro. Poi dipende, dice, ma c'è una regola, dipende da penna a penna. Sono marchi che resistono di più, hanno chiusure ermetiche di più, altri che hanno di meno. Non c'è una regola generale per tutti. Però, insomma, vi ho dato qualche consiglio. Adesso ascoltiamo cosa dice la nostra guida stilografica, perché io vi consiglio, quando avete problemi di questo tipo, consultate la guida stilografica. Costa poco, veramente pochi euro, è in formato PDF, ve la scaricate e ci trovate tutte le notizie. Le notizie che io ho detto qui sono poi notizie che trovate serenamente e tranquillamente sulla guida stilografica. Quindi non è che mi sono inventato poi niente di così astruso. Stasera Longines, movimento calibro 30L, anche questo è un classico. Costano relativamente poco rispetto ai Longines attuali, ma a me mi dà una soddisfazione
Non state a guardare il cinturino, perché il cinturino non lo trovate in tutta la vostra vita, non lo trovate, per quanto è brutto, tu dici, ma non lo so, però l'importante è eccolo qua, quadrante, movimento, bellissima sta chef, ringrazio sempre Stilorso. Dai, sentiamo cosa dice la guida stilografica. L'evaporazione dell'inchiostro. È sempre affascinante ragionare intorno al tema degli inchiostri, di qualsiasi tipo si parli. È l'elemento che dona visibilità al pensiero, che trasporta le parole, le immagini dalla mente che le ha originate ai destinatari del messaggio. Sia che si tratti di singolo individuo, o l'intera comunità degli abitanti del pianeta. In fisica, l'evaporazione è il passaggio di stato dal liquido a quello aeriforme, gas o vapore, che coinvolge la sola superficie del liquido. Alla temperatura di ebollizione avviene invece il processo di ebollizione che coinvolge l'intero volume del liquido. Entrambi i processi rappresentano il cambiamento di stato da liquido ad aeriforme e vengono complessivamente identificati sotto il nome di vaporizzazione. Il livello di inchiostro delle cartucce si abbassa se queste vengono conservate per oltre un anno, in quanto la parte acquosa dell'inchiostro tende a evaporare. La plastica con cui sono costruite le cartucce è porosa, abbastanza da essere gas permeabile. L'inchiostro diventa così più denso ed è possibile che si verificano fenomeni di intasamento della penna. Il fenomeno è più frequente con inchiostro nero, in quanto più denso del blu. Se tale fenomeno accade all'interno di una cartuccia, figurarsi cosa accade all'interno di una stilografica. L'inchiostro della penna stilografica evapora anche quando è all'interno della penna con il cappuccio. Non è bene lasciare le penne stilografiche piene di inchiostro se non verranno utilizzate per un po'. Ogni casa stilografica mette in campo le proprie energie per limitare tale fenomeno attraverso brevetti oppure la creazione di controcappucci e chiusure il più ermetiche possibili. Ad esempio, la Platinum enfatizza la tecnologia Slap and Seal, che presumibilmente impedisce all'inchiostro di evaporare in una penna che rimane inutilizzata per lunghi periodi di tempo. L'affermazione era che la penna avrebbe ancora scritto dopo un anno di inattività, ma la Platinum ultimamente sembra essere tornata indietro e da 3 mesi a 6 mesi. La versione breve è che il meccanismo Slip and Seal utilizza un cappuccio interno caricato a molla che sigilla contro il corpo quando la penna è tappata, creando un sigillo ermetico. La Platinum incorpora la tecnologia Slip and Seal sia nella Protion sia nella 3776, così come nelle Preppy, Plaisir, eccetera. Se si utilizzano inchiostri ferrogallici e pigmentati che possono intasare e persino corrodere i pennini e gli alimentatori se lasciati nelle penne per lunghi periodi di tempo, è quindi necessario ridurre al minimo il rischio di evaporazione in questa tipologia di inchiostri. Esploriamo alcune buone pratiche con la penna stilografica che possono limitare tale fenomeno. Per prima cosa potete usare i convertitori che sigillano meglio l'inchiostro, quindi anche se alla fine evaporerà dalla penna, lo farà a una velocità molto più lenta di quella di una cartuccia, forse. Se non utilizzerà la penna per un po',
Rimuovi la cartuccia d'inchiostro e pulisci delicatamente la penna seguendo le istruzioni specifiche del modello in questione. Altra cosa che puoi fare è avvolgere intera stilografica col Domopack, sia in viaggio sia per diversi giorni. Oppure in piccoli contenitori o bustine sigillate ermeticamente per alimenti. Per poco tempo potrebbe aiutare a riporre la stilografica con la punta in su, in maniera che evapori prima la bolla di aria, infatti dovrebbe prendere il posto dell'inchiostro se voltata a testa in su, col pennino in su. E una volta esaurita l'aria, comincia a evaporare anche l'inchiostro. Altra cosa che dovreste fare è utilizzare sempre stilografiche dotate di controcappuccio, che generalmente è inserito nel cappuccio stesso. E, cosa anche molto utile, utilizzare stilografiche con la chiusura a vite piuttosto che a pressione. Perché in teoria dovrebbero chiudere meglio, ma non è detto che una chiusura sia meglio di un'altra, dipende sempre da penna a penna. Avrete capito che tutti questi espedienti tendono a ritardare l'evaporazione dell'inchiostro, ma nessuno di loro impedisce tale fenomeno, perché l'inchiostro comunque evaporerà dalle vostre cartucce, dalle vostre stilografiche e dai vostri calamai, a meno che non siano sigillati quest'ultimi al 100%. Quindi anche un inchiostro chiuso in un calamaio di vetro potrebbe comunque subire delle problematiche. Chiuderlo bene è perlomeno essenziale. Per il momento è tutto, un abbraccio e alla prossima.